Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Soma. Ok, finalmente siamo pronti, direi, a scendere verso l'abisso, grazie alla nostra nuova tuta, offerta gentilmente da, non mi ricordo bene il nome del cadavere. Abbiamo dovuto lasciare il vecchio Simon indietro, cosa che non mi piace per niente. Ok. Oh, ciao. Ok. Mettiamo la mentul. Are we done here? Yeah. Activate the climber, please. Sure thing. Allora, passeggeri. E uno. E sei, non saprei, discesa. Ah, ok, perfetto. Andiamo. Take a seat and we'll be off. Okidoki. Ciao ciao. Qui non ce n'è pure. Ah, ok. Roller coaster style. Zona illuminata. Ricca di luce, ossigeno, alto piano principale, vado su. What do you think, Catherine? Is there a heaven full of redundant copies of the same people? Is there someone up there who called me an imposter? It's dumb luck, right? I woke up in the right body. I basically flipped a coin, and if I had called the wrong side, I'd be rotting away at Omicron. I mean, there's nowhere to know, right? You didn't hit the make sure Simon wakes up in the right body switch, did you? Not that you would know. I mean, he would still claim to be the right Simon. Christ! This is awful. We did an awful fucking thing. And you wouldn't mind? Why would you? How could you know that it's not me, the me that I am, the same that I've always been? Please say something. I don't want to think. Please. I don't know what to say. I don't want to upset you. Oh. Say anything. When I was little, I used to climb the stairs all the way to the top of the building. And I could still feel how I had to, you know, tuck my arm so I could push the heavy steel door open. Well, the first time that I dared go up there, I stepped out onto the roof and watched the smog rise and fall over Taipei. I got all the way up to the corner ledge and, you know, I felt the warm wind in my hair and the sun was setting and the streets below were shadowed by the tall buildings. The people pushing through the crowd flowed like paint from an artist's brush. Street food vendors filled the air with aromas of all my favorite foods. For a brief moment, I felt connected to the world in a way that I never had before. It was the most profound feeling of comfort and sense of belonging I could ever hope for. I really never felt the same way again, but I went up to the roof many times after. I'm not religious, but I can see why people would be. The privilege of being makes a strong case, at least every once in a while. Do you still feel that sense of awe? Even like this? Things are different, but we're still here. What's the point of going on? Everyone's gone. All the people still left are digital copies trapped in computers at the bottom of the sea. We'll never be able to rebuild or reclaim what we were. Are you really so unhappy being what you are, or is this about the man who went for a scan 100 years ago? Both, I guess. When I was back in Toronto, even the worst case, the darkest futures I could predict, they at least included my previous life somehow. I feel so uprooted. There's nothing here that I recognize, nothing that makes me feel like I belong. Even if we make it to the Ark, would it be any different? Still be alone. No friends. No family. You could make new friends. I'm sure everyone would like to know the time traveler. If not, you still have. Oh oh. Non poteva essere così facile, no? Hello? Hello, Catherine. What happened? E mo? Mi posso muovere? Ah, sì. Ok.
non posso prendere l'omnitool. Non posso uscire. Questo terminale è spento. Mi sento come in una gabbia. Cioè, in effetti sono in una gabbia. E poi tutto attorno a me ci sono tipo degli squali. Cioè, avete presente tipo quelle spedizioni? Qualcosa del genere? Ecco. Cosa sono? Meduse? Wow. No, cosa sono? Polipi. Saprei. Vediamo cos'è. Non posso fare nulla qui. Vediamo. Vedo una cosa qui rialzata, ma... non riesco a fare niente. Ah, ecco. Why have we stopped moving? The power blacked out for a moment. Think it could be the atmospheric pressure. It's pushing pretty hard, really testing the limits of my suit. Don't worry, it should hold. Dovrebbe? It will hold. Ok. Wow, che spettacolo vero. Chissà se nel mondo reale esistono veramente tali creature a queste profondità. Chissà che creature ci sono a tali profondità, ripeterei. Non ho idea, comunque, riprendiamo. Does time freeze when you're not powered? Time freeze a minute. What's the difference? I don't feel like I'm being held back or hindered. And I don't have the opportunity to reflect on the time I'm missing. It's simply missing. Sounds like sleeping without the dreaming. Yes. But generally you anticipate when you're about to sleep. La sonda non mi sembra messa bene. Since we tend to wake up where we went to sleep. My experience is more like an ever-changing moment that never really seems to find closure. Sounds kind of like a movie being edited live. I suppose so. I guess it sounds exciting, but it really keeps me activated to the point of exhaustion. It's rough. Could be worse. Could be a time traveler stuck in a body made from black goo. That'd be the worst. Già. Perché la mia vista è molto sfocata? Ehi, funziona? No, 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 no. Oh mio Dio, cos'è? No. Oh cavolo, ma che... Oh no, 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 non posso... Non posso muovermi. Effetti preparativi? No, grazie. Wow. Fantastico, quando pare ce lo siamo portati veramente da presso questo. Quindi aspetta, com'era il nome? Ross? Hello? Oh, good, you're back. What happened? Something dropped onto the cage. Knocks you right out. Spoke to me. Looks like a man, one of WoW's creatures. It just stared at you for a moment, then threw itself down the abyss. Sappiamo già chi ci aspetta. Said it would make preparations. I like the sound of that. No. It was very strange. I thought it was gonna kill you for sure. Glad it didn't. Yeah, me too. Ah beh, grazie. Sicuramente... vabbè, non ti ha ucciso. Che c'è di strano? Closing in on the ocean floor. Good, not sure the climber can take it much longer. Okay, so, this is the Omega Sector. It's about an acre of the abyssal plan used by Pathos 2. I expect we'll have to do some walking before we reach town. You haven't been here before? Not in a way that'll help us. The archive has been here. Footsteps, Kat. When I have footsteps. Could still be down here somewhere, technically. Don't remind me, freaks me out. Alright, let's head for town and find that arc. Beh, sperando di non trovarti in chissà quale forma. Ciao, molto bene. Si comincia, ragazzi. Siamo nel fondo. Completamente a fondo. Qui non c'è via di ritorno, mi sa. Scusa, potresti levare sto omnitool? Cioè, collegamento. Per chiamare lo scalatore. Sì, esatto, ovviamente non posso tornare indietro. Penso che siano le correnti. Questo rumore. Piattaforma IS, cabina operativa, deposito, sistema di servizio, TAO, veritore alimentazione, quindi stay close to the lights, stai vicino alle luci? In che senso? Aria pericolosa? In che senso stai vicino alle luci?
Non mi convince. Ma perché mi è rimasto sto ombelico in mano? Non me levare. Registro. Mi è rimasto in mano. Simon? Forse la persona è talmente potente che la deve tenere per forza in mano, comunque. Ok, evacuazione tau. Fallimento. Cut. Trasporto acqua. Accidenti Simon, leva sto Omnitool dalle mani. Sai che l'ho fatto rincretinire prima. Vediamo se posso provare a rimetterla a posto. Sì, è rimasto in mano, pure è solamente una cosa così, però di certo non è tanto divertente tenerlo sempre in mano. Ok. A quanto pare lo devo tenere per forza in mano. Vabbè, certo che però questo tool è mostruoso, riesce a sopravvivere a queste pressioni. Luce qui, non mi sembra che ci sia poi tanta luce. Però ho la torcia. Qui niente. Oh, un data buffer. Non è un po' che non ne vedevo. Vediamo. Come in, Tao. Please answer, Tao. No. Nothing. It's dead. Let's move out. We'll try the next one. Cut. Qui. Era qui. Beh, abbastanza ovvio. La visibilità qui sotto è molto relativa, ragazzi. Si vede un piffero. Dovrà esplorare tutto prima di muoversi. Ah! Tanta luce, eh? Cos'è? Ah, vabbè, sarà solo un'anguilla o qualcosa del genere. Un'anguilla. Un po' difficile che... Boh, non ne so molto. Non credo che possa sopravvivere tali pressioni, non saprei, a queste profondità. Però questi rumori non mi stanno piacendo affatto. Correnti sì, ma sembrano tipo esplosioni o terremoti. Non ho idea. E cosa sto cercando? Ah, ecco. Ah. Quindi ci fa accidenti, questo caspita di Omnitool mi è rimasto in mano. Comunque sì, ci sono forti correnti. Però... accidenti, non riesco a vedere. Ecco, qua... questo è Tao. Noi siamo qui. Quindi correnti che spingono. Osservatorio. Beh, sembra che non ci sia niente di così importante qui. Andiamo, avventuriamoci. Oh! Sangue? Ah! Non è sangue, sono parti. Cosa c'è qui sotto? Un cadavere? O quello che ne rimane? La testa. Jesus, did you see that? Stick to the lamplights, they won't go near them. I can't, Valglasser. It's important I reach Omicron. Our future depends on it. Calm down. Let's just follow the path. If I die, I need you to tell Julia Dahl that the WoW is out of control. She needs to get to Sarang. He'll know what to do. Roz, you can tell them yourself. We just need to pick up the pace, okay? Glass! We lost the path! We need to go back! I know where to go. Come on! Non lo so. It's over there! The light is over there! Final push, Roz. Almost there. We just need to... Oh, mamma mia. Beh, non è di certo una cosa positiva. Sottospecie di piragna, cosa sono? No, non può essere. Accidenti, questo Omnitool mi è rimasto in mano, non posso nemmeno levarlo. L'inventario non mi fa fare nulla. Ok, quindi ci dobbiamo avventurare. Muoviamoci. Qui c'è altra corrente. Blu. Porta verso Tau. Al climber, allo scalatore. Ok. Beh, chissà che creature ci sono allora al buio. Beh, mi sa che lo scopriremo perché sono sicuro che non sopravviverò. Anche perché non sono molto bravo a sopravvivere in queste condizioni. Solitamente quando sono sott'acqua non so perché divento ancora più scarso del solito.
Le luci rosse, guarda. Ehi, ok, non sono piranha, sono solamente dei pescioloni giganti con un coso rosso all'interno. Guardano vagamente un angelo, tipo di Evangelion. Mi pare il settimo, l'ottavo, non ci sto pensando. Porca la miseria se muore corrente, si fanno sentire. Spero che il volume non sia troppo alto. C'è una struttura qui, ma non so cosa c'è. Questo Omnitool si deve levare in qualche modo. Non so se riavviare, a dire la verità, dopo quello che è successo l'ultima volta con la webcam, che mi si è disincronizzato il video in sé. Non so più che fare, nel senso non voglio rischiare di incredinire tutte cose. Comunque, registri di missione, osservazione, 134, non riesco a leggere, non riesco a vedere. Calamaro secco. Ah, esca. Unità, camere. Risultati obiettivo squalo dal collare di 150 cm. Se viene un'esca luminosa. Un cerchio. Calamaro gigante. Porca miseria. 12 metri all'incirca di calamaro. Però. Obiettivo sconosciuto. 40 cm. Adesso. Gelle sono incontrollabili. Ah! Sottospecie di piranha impazziti grazie al gel di wow. Ma qua ci sono dei disegni un po' più chiari. Ehi! Oh 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 oh. No, 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 no. Sono al buio, sono al buio, sono al buio. Ah, c'è un coso coso. Ok, ciao. No, non mi serve, anche perché non dovrei essere ferito. Sto cercando... vedo delle luci lì sotto, ma... YOLO! Sto camminando dal buio! No, pesciolone! Ok, lanciate leva, fateglielo distruggere. Oh mamma. Quindi è probabile che non sia solo la corrente a fare quei rumori. È probabile che siano i pescioloni. Là. Sì, ok. Finora tutto a posto. Non riesco a vedere un piffero di niente. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, cos'era? Non lo voglio sapere. C'è qualcosa? Ok. Lì continua. Porca miseria. Le correnti qui sono forti, non riesco nemmeno a correre. Beh, devo dire che questa ruta è micidiale comunque, cioè. Fini di conto. Come minimo dovevi essere mandato a quel paese. Con tutta questa corrente. Cioè già, se ci pensate, normalmente quando si va al mare le correnti normali ti trasportano abbastanza lontano senza che manco te ne accorgi. Cioè sì. Di poco mostruosa, wow. Cioè. Io ho paura che una di queste lampade a un certo punto se la pensi e scoppoli completamente. Verso l'infinito e oltre. Oh. Ah. Bello che c'ho ancora questo Omnitool in mano. Vabbè. Si vede che... mi fa da cunotto. Sì, si può dire. Oh. Che struttura. Oh. Tutto a posto finora. Al solito mio non ho controllato quando ho cominciato a registrare. Grande. Potenza insufficiente. Penso sufficiente. Ah, un'altra data buffa. Tao, can you hear this? Anyone there? No. This is Tao. Who is this? This is Ian Peterson of Theta calling. I got a team with me and we're about half a kilometer from Tao. What? How did... you came in the climber? Listen, we're having a really hard time with this sector.
Heavy turbulence is making it difficult to move forward, and the wildlife you got is absolutely rabid. The storm comes and goes. The instruments show the weather is relatively fair right now. You should move out as soon as possible. Stick to the lights. The critters should leave you alone. Critter? All right, you heard the man. We're moving out, people. Tao, keep the doors unlocked. We're coming in. We're going in. Un'altra cosa cosa. Ok. Non ti rompere. Ehi. Ehi, cos'è? Sembra un robottino. Magari è l'amico Jimmy. Che tra parentesi per una volta l'ho chiamato Jerry. Ok, tanto sufficiente. Oh! Status. Non saprei. Ah! Ehi! Ehi! Ciao! Sei una versione di Jimmy migliorata a quanto pare. Chiamerò Billy. Mi piace Billy. No, mi semplici, veloci. Possibile recuperare? Dai, ok. Dietro. Stato. Vedevo appunto su stato. Comandi. Osservatorio. Da. Beh, penso che devo andare qui. Ehi, hey, ciao! Quindi penso che debba seguire te. Che succede? Dove sta andando? Ah, no, no, non mi fare questi scherzetti. Non... Nelle... Dai, bravo. Ok. Sto bene. Che succede? No, Billy. No, no, Billy. Billy. Ecco. Cercando di guardare. Non posso guardare avanti, devo guardare lui. No! Oh, oh no! Testa sgommata! No! Che succede? Che succede? No, devo seguire Billy! Billy! Non mi lasciare! Billy! Che sta succedendo? La mia visione è completamente andata! Belle! Oh! 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 No, Billy! No! Belle! Oh. Porca miseria, se l'è calato sano. Non era un verme coreano. Tra parentesi, per chi non sapesse cosa sono i vermi coreani, non è una cosa razzista, è un'esca per la pesca. Si chiamano veramente così, vermi coreani. Oh, fantastico. Un tunnel. Non penso che possa entrare lì. Oh no. Destra, sinistra, sinistra, destra. Destra, sinistra, sinistra, destra. Amblin, letta, valetta, valetta. Beh, là c'è della luce. Ah. Oh, altro. Questa volta vado a destra. Riproviamo a sinistra. Come l'impressione di star girando vento in tutto intorno. Ok? Vedo qualcosa? Sto vagando praticamente nel nulla. Oh! Ah! Un'uscita! Belli? Sei tu? No! No! Ah! Ma che cazzo? Che cazzo? Ma che cazzo? Che cazzo è sta cosa? È una testa di cavolo! Oh no! È un piragna! È uno di quei piragna! O qualsiasi cosa sia! Comunque mi devo muovere! Spero che la corrente mi aiuti a scappare! Oh mamma mia, un pesce troll! Cioè, immaginate se ci andava addosso, tipo... Oh, 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 testa sgommata, vattene! Ah, no, vero, tu non sei testa sgommata, tu sei l'altro. Come ti chiamo? Sgorbius, sì, ti chiamerò Sgorbius, mi piace. Oh,
non ricordo bene il nome che gli ho dato la prima volta. Ah già, lo chiamavo tipo l'ombra di Warcraft o qualcosa del genere. Non gli avevo dato proprio il nome. Quindi ti chiamerò Sgorbius. Ross o chiunque tu sia, comunque Sgorbius mi piace di più. Ti sta molto meglio. Mi si dice? Ma secondo me ho ancora quel pesce dietro? Non ne ho idea. Dai. Sono un sacco di rumori differenti. E qui le correnti sembrano un po' più lente. Sì, infatti io ho accelerato. E questo Omnitool che mi è stato praticamente vicino. Oh, vedo qualcosa. Una struttura? Sì, sembra zona da struttura questa. Oh. Oh. Sì. Oh. A quanto pare ce l'ho fatta, ragazzi. Sì. Dovrebbe essere Tao. Oh yeah. Ok. Scorre l'Omnitool. Chissà se ora si sistema. Ah! Vedete cosa sono portato per tutto l'episodio. Oh mamma mia. Ah. Ora non fatemi tornare più in acqua perché onestamente non ci tengo. Beh. Ora vediamo. Beh, direi che andrò avanti, anche se questo episodio verrà un pochino più lungo, mi sta bene. Anche perché praticamente ho passato tutto il tempo a stare in acqua, a scappare da pesci. Niente di speciale. FPS. Grazie. Non capisco che è stato tutto il tempo. Ma comunque. Sì. Io per qualche motivo non sono così tanto felice, perché questi spazi ristretti non sono mai un buon segno. Manca un pezzo. Ok, scommetto che sarà qui in giro. Cosa sarà quel pezzo che manca? Welcome to town. What's left of it? Are you guys all right? What happened here? We ran out of real food long ago. People have been getting sick. I haven't heard from anyone in months. No shit, they all think you're dead down here. Some failed evac story circulating at Omicron. Oh, God. Listen, son. We're on an important mission, and we need your help to operate the Omega Space Gun. When it's done, we can all head back up the plateau. But now we need to get moving. Of course. Head on through to the habitat. We shut off the front section to preserve power. All right. See you soon. Rip in pepperoni mi sa per voi. Già, qui qualcosa è uscito. Statuta. Wow. For subject, wow. Verifica. Verifica di che? Ah, le tute attive. E ce n'è ovviamente una qui. A Tao. In teoria dovrei essere io. O no? Statuto. Ah, divertente proprio, attivo. Chissà come mai me lo immaginavo. C'è quindi una tuta che cammina da qualche parte. Fantastico. In uno spazio così ristretto. Sono la felicità fatta persona, ragazzi. Pressurizzazione, camera d'equilibrio. Questo posto non mi piace affatto. No, affatto. Ma guarda, uno di quei robot. Quelli che ho incontrato più o meno verso l'inizio. Oh, Delta. Uno di quelli impazziti comunque. Cos'è, una mappa? Ah, bene, una mappa. Quindi, vediamo cosa abbiamo. Abbiamo una stanza qui davanti. Sarà quel babbeo che continua a rompere le scatole. Quindi devo andare di qua, devo proseguire. Quindi qui è bloccato secondo la mappa. Ci sono altre stanze qui. Oh no. No, sono bloccate.
Vabbè. Quindi devo proseguire di qua, andare poi a sinistra, di nuovo a sinistra, aprire questa cosa, andare di qua e qui non lo so. Beh. Sinistra, sinistra. Quindi. Oh, oh. Interessante questa stanza. Molto interessante. Andiamo a vedere. Ah, oh no. Ma davvero? Cioè, è una porta che ci mette mezz'ora per aprirsi. Buongiorno. Giro, tonno, tutte cose. Andiamo. Oh, porca merda. C'era qualcosa? C'era qualcosa? C'era qualcosa? Che cazzo? Che cazzo? Oh cacchio! La porta di qua! Di qua, di qua, di qua! Di qua! Diceva qua! Oh no, un'altra di quelle porte! Ah! Che cazzo? Oh mio Dio, l'avete visto come camminava? Sembrava un babbeo. E da lì? Ed eccolo! Ah! Mi la porta! Non è un piccolo cieco. Non aprire quella porta. Non ti... No, ho detto no! Cosa fare? Oh, no! Tu non stai vedendo nulla? Non mi stai vedendo? Non... No, no, no! Ma che cazzo? Come cazzo cammina? Ti cammina così. Che devi fare? Ah no. 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 La porta si era aperta, non ho contato quanto tempo ci metteva. Però è divertente questo, dai. Non è terribile. Ma che cazzo devi fare? No. No. Oh, scelto, 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 scelto. Ma cazzo si chiude sta porta? Via 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 via. Ok, mi sa che non scoprirò mai se l'ho seminato o no perché si è rotta la scala. Porca miseria, l'infezione qui è bella grossa, eh. Ok, sembra tutto molto calmo. A parte gocciolio, eccetera, eccetera. Va bene, ragazzi, penso che l'episodio sia durato abbastanza. Siamo arrivati a un buon punto. Oh, Juan Ross. Gli ho tirato tutto. Ah, scusami, comunque devo concludere l'episodio. Quindi, se l'episodio, ragazzi, vi è piaciuto, lasciate un like, un commento qui sotto e iscrivetevi al canale per altri episodi. Ovviamente continuerò a registrare, mi sa che mi sto avvicinando alla fine, quindi vorrei provare a fare tutta una sessione ormai e completare definitivamente questo gioco. Quindi, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciao!